differenza che ci chiedete sempre tra i vari tipi di materiali. Qua abbiamo, per esempio, un lavoro definitivo in metallo e ceramica, un lavoro definitivo in Pecton, che sarebbe questo, il materiale più estetico, e si vede già, abbiamo anche un lavoro qua da questo lato in zirconio ceramica. La differenza tra questi lavori è intanto per quanto riguarda la durezza, ovvero questo è un lavoro con l'inzirconio molto rigido, certo estetico, l'interno come vediamo è bianco, ok, non c'è una struttura all'interno metallica come per esempio c'è qua nel metallo ceramica, però la lucentezza del metallo ceramica è differente da quella in zirconio ceramica. Zirconio ceramica appare più perlato, ecco, questo è un pochino più spento il metallo ceramica. Mentre nel Pecton, che è l'ultimo materiale che si sta utilizzando in odontoiatria, abbiamo sempre una struttura interna bianca e al di fuori vengono messi i denti che sono della forma esatta dei denti naturali, mentre se ci metto vicino il metallo ceramica, ecco, si vede che quelli in Pecton sono molto più naturali. Sono molto più naturali. Questa è metalloceramica, questo è Pecton. Il Pecton è un materiale sul quale possono essere montati dei denti preformati che hanno delle forme standard, esattamente identiche a quelle dei denti naturali. Poi un'altra differenza, ecco, tra il Pecton, anche questo è Pecton, e il metalloceramica è il peso. Se infatti io vado sulla bilancia a posizionare il metalloceramica, si vede che il peso del metallo ceramica, in questo caso facciamo la tara, ok, tara, si vede che il metallo ceramica ha un peso, per esempio questa arcata, di 21 grammi. Se invece vado a posizionare un'arcata di Pecton, vediamo che pesa 8,9 grammi, praticamente la metà. Un'altra differenza poi che c'è tra lo zirconio e il metallo ceramica è che il metallo ceramica ha una struttura all'interno metallica, quindi rigida, mentre lo zirconio, che è più simile al vetro, spesso e volentieri succede che si rompe. Qua vi ho portato proprio dei pezzi di dentature in zirconio ceramica che sono rotte e quindi che si sono fratturate e abbiamo dovuto togliere dalla bocca e sostituire. Quindi se dovessi parlare di estetica, è facile fare estetica col Pecton perché sono denti questi del commercio. Vengono presi e montati sulla struttura in Pecton, mentre quelli in metalloceramica vengono fatti a mano dal laboratorio, dall'odontotecnico, e quindi è un po' più difficile avere un grado di naturalezza come quella dei denti del commercio. Stessa cosa anche per lo zirconio. Lo zirconio è la struttura interna, ma poi la parte esterna viene fatta anch'essa a mano dal laboratorio, oltre che la gengiva artificiale è una gengiva fatta in ceramica e quindi abbiamo delle gradazioni di colore che sono meno naturali. Tenete presente che anche lo zirconio ha un certo peso, vi faccio vedere per esempio quanto pesa un'arcata in zirconio, addirittura più del metallo ceramica, 35 grammi contro, abbiamo detto, i 10 oppure 9 grammi, 8,9 di un Pecton. Quindi sono dei denti, quelli in zirconio ceramica, che sono molto più pesanti in bocca, sono più fragili. Ricordo che lo zirconio già da tempo non viene più utilizzato per fare riabilitazioni complete della bocca, proprio perché è un materiale come il vetro, fragile, mentre il Pecton è un materiale, sentite la differenza, molto più morbido. Questo è il Pecton, zirconio, Pecton. Ok, questo è tutto. Insomma, spero di avervi dato qualche informazione in più riguardo i materiali che si possono usare. Per ora un saluto da Dottor Palmas.